Cosa prepara a pranzo? Oggi vogliamo proporti 10 idee per pranzi sani e veloci da fare. Queste ricette sono perfette per rimanere in forma utilizzando ingredienti semplici e gustosi. Ma aspetta! Metti mi piace a questo video e iscriviti al nostro canale. In questo modo sarai sicuro di non perderti le nostre prossime video ricette. Cominciamo con la prima ricetta, che sono dei burger di quinoa. Sono molto facili da fare e potete anche congelarli. Per prima cosa ho sciacquato 300 g di quinoa. L'ho aggiunta in una casseruola, poi ho pesato 600 ml di acqua, l'ho unita alla quinoa e l'ho fatta cuocere per circa 14-15 minuti. Nel frattempo ho pulito una carota e l'ho grattugiata sui fori più larghi di una grattugia. Poi ho tagliato anche un gambo di sedano e li ho messi da parte. Una volta pronta la quinoa, l'ho fatta intiepidire e poi l'ho aggiunta in una ciotola. L'ho frullata insieme a due uova. In questo modo otterrete un composto appiccicoso, ideale per fare questi burger. Una volta frullata, l'ho spostata in una ciotola. Dopodiché ho preparato le verdure. Ho aggiunto la carota e il sedano in una padella e li ho fatti ammorbidire per pochi minuti con un goccio d'acqua. Poi li ho uniti alla quinoa e ho aggiunto anche 200 g di tonno al naturale sgocciolato, del sale, del pepe, dell'origano secco e un pizzico di paprika dolce. Potete tranquillamente omettere le spezie se volete. Ho mescolato il tutto, dopodiché, con le mani leggermente umide, ho creato i burger e li ho appoggiati in una teglia con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto circa 15 burger. Ho spennellato i burger con un velo d'olio, dopodiché li ho cotti nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, potete servirli subito con dell'insalata oppure congelarli per la settimana. Sono ottimi anche da aggiungere in un panino di quinoa con della maionese, insalata o altri ortaggi di stagione. Noi amiamo assolutamente le piadine fatte in casa, anche perché si preparano istantaneamente e sono perfette se sentite la mancanza del pane. E poi si possono farcire in mille modi veramente. Vediamo subito come si preparano. Andiamo! Cominciamo aggiungendo 300 g di farina di quinoa in una ciotola, insieme a 25 g di cuticola di psiglio, 3 g di bicarbonato e del sale. Mescoliamo il tutto e poi aggiungiamo anche 30 ml di olio vegetale, che preferite, e 340 ml di acqua, che vi consiglio di aggiungere gradualmente, mentre mescolate. Continuiamo a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Trasferiamo l'impasto sul tavolo infarinato e impastiamo a mano, aggiungendo ancora farina fino a quando l'impasto non sarà più appiccicoso. Creiamo un cilindro e lo dividiamo in 7 parti. Dopodiché stendiamo ogni pallina con il matterello per ottenere le nostre piadine. Io le ho fatte abbastanza sottili, circa 2 mm. In questo modo sarà molto facile arrotolarle. Ritagliamo l'impasto in eccesso per ottenere una piadina uniforme. E ora possiamo cuocerla in una padella ben calda per un paio di minuti. Procediamo nello stesso modo anche con le altre piadine.
e mano a mano che le cuociamo le mettiamo una sopra l'altra per mantenerle morbide. Una volta pronte possiamo preparare la prima ricetta, che sono le piadine gratinate. Per questa ricetta ci serviranno 5 piadine. Io ho scelto di farcirle alcune con 100 g di bresaola e altre invece con 100 g di fesa di tacchino. Potete fare anche voi così per accontentare tutti i gusti. Poi ho posizionato anche delle foglie di radicchio al centro. E infine ho arrotolato le piadine. Ho preparato uno stampo da 22 cm di diametro che ho ricoperto con della carta da forno. L'ho bagnata e strizzata. In questo modo aderirà meglio allo stampo. Dopodiché ho tagliato le piadine in 3 o 4 parti uguali per ricavare dei rotoli che poi ho posizionato nello stampo. Poi ho preparato la besciamella con 60 g di farina di quinoa o anche di legumi va bene, un pizzico di sale e 500 ml di latte di mandorle o di soia, aggiunto poco alla volta per sciogliere i grumi. Poi ho aggiunto anche 2 cucchiai di olio a piacere. E ho versato il composto in una casseruola. Dopodiché ho fatto addensare la besciamella per pochi minuti a fuoco dolce. Una volta pronta l'ho distribuita sulle piadine. Ho aggiunto anche una spolverata di origano. Ed ho infornato nel forno statico preriscaldato a 200 gradi con la funzione grill per circa 12 minuti. Queste piadine sono deliziose e vi consiglio di preparare una dose doppia perché finiranno in un batter d'occhio. Ovviamente potete anche variare il ripieno in base ai vostri gusti e potete condire con un filo d'olio prima di servire. Queste piadine gratinate sono gustosissime sia calde che fredde. Ma rimaniamo in tema piadina, andiamo a vedere un'altra versione preparata in due modi, velocissima da farcire. In una ciotola ho aggiunto 150 g di farina di quinoa, 15 g di cuticola di psiglio e un pizzico di sale. Ho mescolato il tutto e poi ho unito 200 ml di acqua, l'ho aggiunta gradualmente, continuando a mescolare. Dopodiché ho aggiunto anche 15 ml di olio vegetale. Anche qui potete utilizzare l'olio d'oliva o dei semi di girasole o quello che preferite. Ho continuato a mescolare energicamente fino a quando ho ottenuto un panetto molto morbido e appiccicoso. A questo punto ho spostato il panetto sul tavolo e ho impastato con le mani. Ho diviso il panetto in 4 parti uguali. E ho ricavato le piadine stendendo l'impasto ad uno spessore di circa 2 mm con il matterello. Ricordate di infarinare sempre mentre stendete per evitare di far appiccicare l'impasto al matterello. Ho ritagliato i bordi per ricavare una piadina circolare. E infine, una volta ricavate tutte le piadine, le ho cotte nella padella ben calda. Non è necessario ungere la padella. Una volta cotte, le ho appoggiate su un piatto e ho preparato il tacchino, circa 200 g, l'ho condito con del succo di limone, dell'olio e del sale.
potete aggiungere anche un cucchiaino di paprika dolce e un cucchiaino di origano secco. Dopodiché ho cotto il tacchino in padella e una volta pronto ho farcito le piadine con un cucchiaio di maionese fatta in casa. Potete trovare la ricetta sul nostro sito. Poi ho aggiunto una manciata di rucola e infine il nostro tacchino. Poi ho arrotolato le piadine delicatamente. Se volete potete anche chiuderle con dello spago, se dovete portarle con voi, in questo modo rimarranno perfettamente arrotolate. Altrimenti le servite direttamente così come sono. Tagliatele a metà e sono pronte da servire. Ora vi faccio vedere un altro modo per farcirle. Tagliate 250 g di tofu, aggiungetelo in un pentolino e copritelo con l'acqua. Mettetelo a cuocere per circa 15 minuti dal bollore. Una volta ammorbidito, scolatelo e passatelo sotto l'acqua fredda. Ora aggiungetelo in un frullatore insieme a 30 ml di olio vegetale, 30 ml di succo di limone e 15 g di rucola. Condite con del sale e frullate il tutto. Aggiungete anche un cucchiaio di maionese se volete ovviamente e continuate a frullare fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungete la crema in una ciotola e ora farcite la vostra piadina con un cucchiaio di crema di tofu e delle fettine di fesa di tacchino oppure un altro tipo di carne che preferite. Chiudete la piadina delicatamente e tostatela in un tostapane per qualche minuto. Una volta pronta, gustatela ancora ben calda. Vi assicuro che vi sembrerà di mangiare una piadina tradizionale. Ed ecco pronto anche il nostro terzo e quarto pranzo, le piadine farcite in due modi. Se non avete mai preparato la pasta di legumi, questo è il momento giusto per farlo. A noi manca raramente la pasta tradizionale, ma quando capita, quella di legumi è un ottimo sostituto, soprattutto se fatta con un buonissimo condimento. Per prima cosa ho tagliato a tocchetti un gambo di sedano. Ho fatto la stessa cosa anche con una carota. E infine ho schiacciato uno spicchio d'aglio e l'ho tagliato finemente. Ho aggiunto gli ortaggi in una padella insieme a mezzo bicchiere d'acqua e un filo d'olio se volete. Ho fatto insaporire il tutto per qualche minuto. Dopodiché ho tagliato in piccole cimette circa 300 g di broccoli e li ho uniti nella padella. Ho completato con un bicchiere d'acqua e del sale. Man mano che gli ortaggi cuocevano, ho aggiunto ancora circa mezzo bicchiere d'acqua e ho fatto cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo ho riempito una casseruola con acqua e l'ho messa a scaldare. Io ho scelto di preparare dei fusilli di ceci, ma potete scegliere anche un altro tipo di pasta di legumi, di piselli o di lenticchie, scegliete voi. Quando l'acqua ha raggiunto il bollore, ho aggiunto la pasta e l'ho fatta cuocere per circa 10-11 minuti. Una volta cotta, l'ho scolata, l'ho rimessa nella casseruola e l'ho condita con un filo d'olio per evitare che diventasse appiccicosa.
Poi ho preparato la crema di broccoli unendo tutti gli ortaggi nel frullatore e frullando fino ad ottenere una crema liscia. Se necessario potete aggiungere un goccio d'acqua. Infine ho condito la pasta di legumi con la crema e ho mescolato bene il tutto. Poi l'ho servita in un piatto. L'ho condita con un filo d'olio e qualche cimetta di broccolo cotto che ho messo da parte. Non so voi, ma le insalatone sono geniali e non deludono mai. Se ogni tanto non abbiamo voglia o tempo di stare in cucina, c'è sempre un'insalatona pronta in 10 minuti. Con ciò che abbiamo in frigo, vediamo come prepararla. In un'insalatiera ho aggiunto 460 g di quinoa cotta, 200 g di broccoli saltati in padella, 140 g di carote a julienne, 160 g di tonno al naturale e 70 g di olive verdi denocciolate. Ho condito con dell'olio di vinacciolo, ma va benissimo anche un altro tipo di olio, del succo di limone, del sale e infine una manciata di semi di zucca. Ho mescolato il tutto ed ecco pronta anche la nostra insalatona. La prossima ricetta è perfetta per chi ama i piatti unici, caldi e profumati. Si tratta di uno spezzatino di tacchino molto facile da fare e gustoso. In una casseruola ho cotto mezzo porro tritato, un gambo di sedano tritato e due carote tagliate a rondelle. Ho fatto insaporire il tutto per un paio di minuti con un filo d'olio e mezzo bicchiere d'acqua. Poi ho aggiunto 500 g di coscia di tacchino tagliata a pezzi, delle foglie di salvia e rosmarino. Ho fatto insaporire il tutto, dopodiché ho aggiunto un bicchiere d'acqua e 30 g di farina di fave. Ho aggiunto ancora un bicchiere d'acqua, del sale e ho cotto per circa 30 minuti a fuoco dolce. Se necessario aggiungete ancora dell'acqua durante la cottura. Ecco pronto il nostro spezzatino. A proposito di piatti unici, la prossima ricetta è perfetta per chi ama i legumi ed è sempre alla ricerca di idee nuove. Si può preparare con qualsiasi tipo di legumi ortaggi, il risultato sarà sempre buonissimo. Per prima cosa ho lavato un gambo di sedano e poi l'ho tagliato finemente a tocchetti. Poi ho lavato tre carote e ho fatto la stessa cosa. Le ho tagliate a tocchetti molto piccoli. Ho aggiunto il sedano e le carote in una padella e le ho fatte ammorbidire aggiungendo un goccio d'acqua e se volete anche un filo d'olio. Poi ho sciacquato 400 g di broccoli e ho tagliato via le cimette e poi ancora le ho tagliate in pezzi più piccoli. Poi ho unito anche i broccoli nella padella. Ho aggiunto un bicchiere abbondante di acqua e ho continuato la cottura. Nel frattempo ho scolato e sciacquato 500 g di fagioli cannellini dal barattolo e li ho uniti insieme agli altri ortaggi. Ho condito il tutto con del sale, un cucchiaino e mezzo di curry e ho fatto cuocere per almeno 15 minuti. Ecco pronto il nostro primo pranzo, pronto per essere gustato. Potete servirlo ancora caldo con una spolverata di prezzemolo fresco. Dei semi a piacere e un filo d'olio.
Se non avete mai provato la farinata, vi assicuriamo che vi siete persi una bontà. La farinata si fa tradizionalmente con la farina di ceci, ma noi l'abbiamo provata con altre farine di legumi e il risultato è ugualmente delizioso. Prepariamo la farinata versando 300 g di farina di ceci in una ciotola. Poi uniamo 750 ml di acqua gradualmente, continuando a mescolare con una frusta. Poi uniamo anche 60 ml di olio vegetale e mescoliamo. E infine aggiungiamo 10 g di sale. Foderiamo una teglia con carta da forno e la spennelliamo con 30 ml di olio vegetale. Questo passaggio è fondamentale per la riuscita della farinata. Versiamo la pastella nella teglia e cospargiamo con dell'origano secco oppure rosmarino. Inforniamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Ora prepariamo le ali di pollo. In una ciotola uniamo 4 ali di pollo e le condiamo con un filo d'olio, del sale, del pepe quanto basta e se volete un pizzico di paprika dolce, ovviamente potete omettere queste spezie. Mescoliamo bene il tutto e poi le disponiamo in una teglia con carta da forno e le cuociamo per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, le ali e la farinata sono pronte, ora possiamo impiattare. Tagliamo la farinata a pezzi e in un piatto aggiungiamo della valeriana o un altro tipo di insalata se preferite, le ali di pollo e dei pezzi di farinata e il nostro pranzo è pronto. La prossima ricetta è un altro piatto unico a base di legumi, in questo caso lenticchie, molto saporito e facile da fare. Vediamo come. Sciacquate un radicchio, rimuovete la parte centrale e tagliatelo finemente. Spostatelo in un piatto e fate la stessa cosa anche con un finocchio. Sciacquatelo. Rimuovete i gambi e tagliatelo a metà e poi a fettine. Ora cuocete gli ortaggi insieme in una padella aggiungendo una tazza abbondante di acqua e se volete un filo d'olio. Dopo circa 10 minuti, le nostre verdure si sono ammorbidite, ora potete scolare 250 g di lenticchie già pronte. Sciacquatele e unitele nella padella con gli ortaggi. Condite con del sale e con un cucchiaio di legno create due spazi nei quali andrete ad inserire le uova. Ora coprite con un coperchio e fate cuocere per 5-6 minuti a fuoco medio. Ecco pronto anche l'ultimo pranzo, da gustare subito ancora caldo. Questa è la nostra ultima ricetta ed è una torta di broccoli. Voi potete prepararla con qualsiasi ortaggio che avete a disposizione, sarà buonissimo ugualmente. Andiamo a vedere come prepararla. Come prima cosa ho tagliato 300 g di broccoli in cimette più piccole. Ho cotto i broccoli per circa 10 minuti dal bollore, dovranno rimanere ancora croccanti. Dopo 10 minuti di cottura li ho scolati e li ho passati sotto l'acqua fredda e li ho messi da parte. Separatamente ho unito 50 g di farina di fave, 60 ml di latte di mandorle, 4 uova e ho mescolato il tutto. Ho condito con del sale, un pizzico di curry, potete anche ometterlo, e ho mescolato. Ho ricoperto uno stampo da 20 cm di diametro con carta da forno, dopodiché ho distribuito i broccoli all'interno. Poi ho versato la pastella sopra e ho infornato nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Dopo 30 minuti la nostra torta salata ai broccoli è pronta. Potete gustarla da sola o accompagnarla con un'insalata o delle proteine. Carne bianca o rossa o pesce, scegliete voi.
Allora ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Questi erano i nostri 10 pranzi, velocissimi, molto facili da fare, con ingredienti semplici. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un commento qui sotto e condividete anche il video. Se volete vedere altri video tipo questo, cliccate su quel video che vedete lì. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.